Dottoressa Bernardini, che è il capogruppo di Pisa e cerca di organizzare qui in Toscana la teosofia nel modo più vivo, più pulsante. E quindi la mia gratitudine per questa coraggiosa adesione, perché non è facile trovare uomini e donne disposti oggi a donarsi a una missione così difficile, così delicata, per la quale la stessa Chiesa è impegnata da molti secoli. Ringrazio il mio associo, professor Bernardini, per ringraziare il professor Squadrito, che qui vuole a tutti i costi aprirsi una via, ma una via non per noi, ma per gli altri. In quanto tutto quello che noi facciamo, lo facciamo non per un interesse personale. Noi sappiamo di essere cristiani, abbiamo accettato la fede in Cristo, abbiamo la certezza che Lui è, e quindi ci siamo proposti questo lavoro di rompighiaccio per entrare nella società. Con l'esplosivo di cui ha parlato Bernardini, un esplosivo nel senso, diciamo così, ideologico, nel senso spirituale, come forza di convincimento, forza di convincimento che deve venire, è ovvio, da una realizzazione personale di ciò che, diciamo, gli altri. Dunque, la tematica di oggi non è una sola, vi sono varie tematiche, noi ne potremo prendere qualcuna, poi vedremo se è il caso di affrontare, se il tempo lo consente, non per noi ma per voi, il tempo di sviluppare queste tematiche. La funzione di archeosofica nel mondo. Certo, è una parola un pochettino audace e a prima vista può sembrare fuori luogo, utopistica, nel mondo. E chi siete voi archeologi che volete portare l'archeosofia nel mondo? Innanzitutto siamo dei cristiani. Questo è già un passaporto, non soltanto per il mondo nella sua totalità, ma è un passaporto per l'eternità, qualcosa di molto più grande di quello che si pensa. Quindi il fatto stesso di essere cristiani già abbiamo l'autorizzazione diretta dal Cristo per operare nella società e per la società ai fini di una moralizzazione. Ma la moralizzazione soltanto sarebbe ben poca cosa, perché più o meno tutti siamo morali a modo nostro, ma più o meno siamo tutti caritatevoli, e quando la persona ci è simpatica siamo caritatevoli. Se la persona ci è antipatica, la nostra carità zoppica viene un po' meno, non è una carità totale, completa, disinteressata. Comunque, noi più o meno siamo tutti morali, cerchiamoci, ci freniamo, ci conteniamo, vorremmo essere assassini e non lo siamo, ci limitiamo a un pensiero cattivo, non ci dovrebbe essere neanche quello, perché la morale che Cristo prospetta è assoluta, tassativa, non vi sono vie d'uscita, o prendere la croce e seguirlo, o perderci per strada, lungo il cammino. Dunque, l'importanza di archeosofica nel mondo, abbiamo detto che innanzitutto noi ci sentiamo autorizzati come cristiani a muoverci non in una sola direzione, ma in tutte, come se fossimo una raggiera in tutte le direzioni. Quindi noi operiamo davanti, alle spalle, ai fianchi, in tutte le direzioni, come una raggiera,
perché questo messaggio deve raggiungere tutti. Poi noi parliamo, ma tutti indistintamente sono cristiani. Sono cristiani islamici, sono cristiani indiani. Anche se loro non condividono questo parere, non importa, perché chiunque, lo diceva anche San Giustino Martire nelle sue epistole, nelle sue due epistole, diceva appunto che anche Eraclito, vissuto molto tempo prima dei cristiani, era un cristiano. Perché era un cristiano? Appunto perché quando l'individuo vive l'ascetica, la morale, secondo il modello del Cristo, o che sia arabo, o che sia indiano, è un figlio, un seguace del Cristo. Non si scappa. Quindi noi non facciamo discriminazione religiosa. Quindi archeosofica ha un largo raggio, ecco perché dicevo che possiamo muoversi in tutte le direzioni, in quanto noi riconosciamo in colui che prega Allah un cristiano, in quanto il Dio non ha nome, Dio è spirito, Dio è verità. Allora, secondo questo concetto, noi affrontiamo anche coloro che seguono le altre religioni. Però il nostro tentativo è di condurli tutti nella Chiesa, di condurli tutti, perché è importante essere battezzati, è importante essere tutti quanti sintonizzati come un'orchestra, in quanto vi sono dei dirottamenti che possono essere pericolosi in questo campo di attività dello spirito. Dunque, archeosofica è nata in seguito all'osservazione diretta della società barcollante appunto fra il dubbio, l'incertezza, la religiosità parziale, la religiosità sbagliata. Archeosofica è nata perché come cristiani, avendo osservato i risultati della Chiesa